E rieccoci in studio, abbiamo un nuovo ospite che è Luca Carbonelli. Luca Carbonelli è venuto qui a raccontarci una storia che comincia qualche tempo fa, una storia che ci può insegnare qualche cosa. A Repubblica delle Idee non era soltanto giornalismo, non era soltanto i giornalisti di Repubblica, era anche il Next, ne abbiamo già parlato. Torniamo a parlarne perché un altro degli ospiti del Next era Luca Carbonelli, che ci racconta però una storia di una startup un po' particolare, diciamo così, una startup che è nata a gioco forza e che ha una storia da insegnare a tutti noi. Innanzitutto raccontaci che cosa fai tu nella vita. Allora, io sono il responsabile, diciamo, marketing e della comunicazione appunto dell'azienda di famiglia che è la torrefazione Caffè Carbonelli. Quindi siamo legati di nuovo al caffè, come spesso accade, sì. Come è successo con le incursioni di Casciari, eccetera. Ecco, la tua storia comincia nel momento di maggior crisi della tua azienda. Sì, noi invece di parlare di startup, ecco, possiamo parlare di un restart, cioè abbiamo riavviato la nostra azienda. L'azienda ovviamente è nata nell'81 da mio padre, Pietro Carbonelli. Lui l'ha fondata, proveniva appunto dalla scuola vecchia del caffè, è stato un commerciale appunto per caffè crudi, caffè verde, e nell'81 comunque ha messo la sua piccola torrefazione, ha creato il brand Caffè Carbonelli. E sì, praticamente a fine degli anni 90, inizio degli anni 2000, diciamo che siamo entrati un po' in crisi. Cosa abbiamo fatto? Dal 2006 in poi, diciamo che c'è stata la nostra invasione della rete. Cioè siamo arrivati online, abbiamo proposto appunto il nostro caffè un po' su tutte le piattaforme, iniziando dalle marketplace più note, quindi eBay, e da lì è nato un po' il nostro caso di successo, tra virgolette, perché probabilmente, ecco, siamo stati bravi a comunicarlo in modo diverso rispetto agli altri. Ecco, Luca è una persona estremamente modesta e quindi racconta le cose come se fossero facili. In realtà, poi andando ad analizzare il suo caso in profondità, come ho avuto il piacere l'opportunità di fare, si scopre che i problemi che stavano affrontando dal punto di vista aziendale erano molto forti e che lui, soprattutto lui, con la sua azione, con la sua visione di insieme, è stato capace di rilanciare l'azienda proprio lavorando di fino, giorno per giorno, costruendo la presenza di questa azienda online e quindi aprendosi a un mercato che altrimenti era irraggiungibile, perché poi il senso è questo: voi siete usciti dal contesto napoletano. Noi per necessità siamo usciti, anche perché, ecco, lo dicevo stamattina nella presentazione della Repubblica delle Idee, che continuare a proporre lo stesso prodotto sullo stesso mercato, allo stesso modo, con decine e decine di nostri competitor che lo facevano, che però potevano permettersi di farlo ad un prezzo nettamente inferiore rispetto a noi, era deleterio, cioè continuavamo a fare una lotta ai mulini al vento. Quindi abbiamo praticamente cercato di proporre il nostro lavoro artigiano come un valore aggiunto, quando prima magari lo vedevamo come un limite, come quasi una zavorra. E questo gli utenti l'hanno apprezzato. Da lì è nato il nostro sito, il restyling del nostro sito istituzionale, perché già c'era in partenza, però era qualcosa di, ecco, che oggi definiremo anche trash, tra virgolette, un sito in flash inutile. E mentre adesso, ecco, che sta per partire anche la nostra, credo, il sesto e settimo restyling del sito istituzionale a fine settimana. Quindi. Sì, però il sito istituzionale, tu mi insegni, è soltanto una delle vostre presenze. Voi avete nel tempo articolato diverse presenze online per fare cose diverse. Innanzitutto partiamo proprio dalla rete, prima di arrivare ai social. Tu hai più di una presenza, no? Sì, noi abbiamo tre domini, tre siti. Quindi c'è l'istituzionale, caffecarbonelli.it, c'è il nostro shop, che è caffecarbonellishop.it, e c'è il blog, l'ultimo nato 2 anni fa, che è il Salotto del Caffè, dove... Ecco, questa parte, no, non ti volevo interrompere, però questa parte è interessante, perché questa è un'idea che io ho trovato al suo tempo molto intelligente. Dove, che cosa fate esattamente? Nel Salotto del Caffè, diciamo che non è il classico corporate blog che si vede in giro, non diamo le solite informazioni, le news sul nostro prodotto, perché potrebbero anche stancare gli utenti e i nostri clienti, ma cerchiamo di trascinare, ecco, degli amici, dei professionisti, gli stessi clienti nel blog a raccontare le proprie storie, le proprie esperienze, non solo con Caffè Carbonelli, ma anche dei commenti sull'attualità, su quello che succede oggi un po' nel mondo. Certo. Questo ci insegna una cosa, ci insegna che funziona quello che è la comunicazione corporate fatta senza fare comunicazione corporate. Cioè, l'esempio del blog di Luca è un esempio in cui si possono costruire dei contenuti interessanti coinvolgendo delle persone intorno a degli argomenti senza bisogno di fare pubblicità. Semplicemente ci si confronta su un argomento comune che è caro a entrambi, che è caro a tutti, sia a quelli che scrivono, sia a quelli che leggono, sia all'azienda stessa, in questo caso il caffè, tutto quello che si sviluppa intorno al caffè, e si crea del valore che poi può essere veicolato. E questo è un esempio di comunicazione corporate fatta attraverso i social media, in questo caso il blog, che funziona. Parlando invece dei social, che cosa succede? Sui social noi siamo ovunque, quindi, ecco, abbiamo aperto tempi non sospetti, ecco, tutti i nostri profili, a partire da Facebook, ovviamente, che è il più comune, il più noto, fino a Twitter, Pinterest, Vine.
Noi ecco, abbiamo, stamattina lo dicevo, abbiamo aperto le porte della torrefazione a 7 miliardi di potenziali clienti, facendo vedere addirittura anche proprio come lavoriamo il nostro caffè, cosa che oggi tante aziende, da piccole a grandi, non fanno, effettuano dei monologhi quando parlano con i clienti. Noi abbiamo invece aperto le porte della nostra torrefazione e cosa abbiamo fatto? Appunto abbiamo cercato anche in 6 secondi, per esempio con Vine, o in 15 secondi con Instagram, con appunto l'apporto video, di cercare di far capire la trasformazione anche del prodotto, da caffè in grani fino a le cialde porzionate, quindi il caffè monodose, fino poi alla tazza, come viene servito in tazza. Ecco, ma tu quindi, oltre a fare marketing, mi pare di capire che sei anche il community manager, cioè sei quello che segue tutte queste cose qui. Quando, come fai? Sì, chiaro, dormi la notte, questa è la domanda forse. No, diciamo che all'inizio non dormivo, perché mettere su una strategia del genere, ecco, effettivamente sì, i primi anni è stata dura. Poi ecco, iniziano le dinamiche meccaniche un po' del gioco, del marketing, delle vendite. Avendo lavorato, spero e credo bene, ormai tante cose sono un po' meccanizzate e questo mi dà tempo poi di occuparmi anche magari dell'aspetto social. Soprattutto bisogna essere pronti, quindi devi essere multitasking. Sì, ovviamente, secondo me sarebbe anche giusto sottolineare il fatto che c'è molto di quello che tu fai in quello che tu fai di relativo alle idee, nel senso che è tutto uno storytelling continuo, è tutto un racconto. In realtà tu non vendi prodotti soltanto, tu vendi un'idea che è legata a quello che voi fate, che è legata al caffè, che è legata al valore che il caffè ha per gli altri, no? E che quindi devi costruire giorno dopo giorno, quasi come se tu scrivessi un libro, scrivessi una storia, no? È così che succede. Sì, io dico sempre che i nostri clienti acquistano il nostro caffè perché è bello, cioè noi siamo diventati il caffè più bello probabilmente d'Italia. Anche perché ecco, effettivamente essendo l'e-commerce il nostro primo canale di vendita attualmente non abbiamo la possibilità di farlo assaggiare. Quindi noi abbiamo da un lato in un certo senso non rinunciato, però messo un attimo da parte la grossa distribuzione. Siamo andati direttamente appunto come dicevo prima dai clienti privati e questi non hanno la possibilità a distanza di assaggiare il nostro prodotto prima di acquistarlo. Ed è un valore aggiunto, perché si creano delle aspettative. Essendo noi belli, il cliente si aspetta che noi siamo anche buoni. Nel momento in cui viene fuori la professionalità, quindi innanzitutto la puntualità nelle consegne, nell'esperienza della transazione, quando il caffè risponde effettivamente alla qualità che si aspetta il cliente, ecco che nasce probabilmente il caso aziendale, quindi andiamo a rispecchiare tutte quelle che è il ciclo appunto dell'aspettativa del cliente. Sì, perché la cosa interessante è che tutte queste cose avvengono alla luce del sole, nel senso sono sotto gli occhi di tutti, uno acquista piuttosto che commenta dopo che ha acquistato, dopo che ha assaggiato, e nulla di quello che avviene nella transazione rimane nascosto, rimane segreto o passa per un qualche consente perché sta su internet, no? Assolutamente, noi ecco, abbiamo fatto nostro anche proprio tutto il concetto del feedback portandocelo dietro da eBay, dove ecco, quasi la totalità dei venditori su eBay crede che il feedback possa essere un'arma a doppio taglio. Per noi il taglio è unico, cioè è quello che ci dà la possibilità appunto di essere professionali, di farci quella promozione, quella pubblicità gratuita che altrimenti non riusciremo a fare. L'abbiamo fatto tanto nostro questo concetto che l'abbiamo portato anche nel nostro sito, quindi anche nelle shop le persone possono ecco, commentare senza alcuna moderazione la qualità del prodotto oppure l'esperienza fatta con noi. Senti, ma qual è il risultato di tutto questo? Nel senso, alla fine, io non mi voglio fare i fatti tuoi, non ti voglio fare i conti in tasca, però poi alla fine l'azienda non so, l'hai recuperata, va bene, siete riusciti a crescere, cioè, ci puoi dare un'idea di che cosa è cambiato da quando sei sbarcato online fino ad oggi? Senza andare nel dettaglio. Siamo passati da una struttura di 120 metri quadri a una di 600 metri quadri. Abbiamo acquisito macchinari nuovi, adesso facciamo anche lavorazioni per conto terzi, quindi non produciamo soltanto per noi stessi, ma anche per marchi di altri venditori di caffè. E in teoria possiamo anche dire, senza fare numeri, che si è praticamente decuplicato il fatturato dal 2004 ad oggi, sicuramente. Ecco, a Napoli certo non mancano le torrefazioni, tu quindi intorno c'è tutta una serie di, tra virgolette, sulla carta competitor. Secondo te c'è comprensione di quello che tu stai facendo? Sei un esempio per qualcuno oppure comunque sei un caso isolato? No, guarda, a Napoli è complicato, non solo per il settore caffè, quindi io parlo anche magari come presidente dei giovani imprenditori di CNA. Ecco, il salotto del caffè si estende anche al format fisico che abbiamo creato ormai da 4 mesi a questa parte. Stiamo andando avanti su questo e stiamo appunto cercando di sensibilizzare gli imprenditori alla digitalizzazione, ai vantaggi della digitalizzazione dell'azienda. E
ci stiamo muovendo pian piano. Diciamo che Napoli va un po' più piano rispetto alle altre zone d'Italia e d'Europa. Però ecco, stiamo lavorando bene, cercando anche di fare questo tipo di, dare questo tipo di apporto al paese, alla città. Ma è un problema culturale, cioè non capiscono di che parlate? Sì, ma questo non solo di Napoli, cioè questo è un problema nostro del territorio generale in Italia, siamo dietro, ecco, l'e-commerce cresce del 17%, però quando vai a fare il confronto con gli altri siamo sempre un po' ai margini della lista. Sì, quindi... il problema è che è una crescita a due cifre di un settore che è ancora troppo piccolo, quindi è troppo piccolo purtroppo in Italia, quindi siamo partiti tardi rispetto agli altri. Ma questo non è anche colpa del fatto, tu hai a che fare tutti i giorni con dei clienti che acquistano, non è anche colpa del fatto che dall'altro lato non c'è sufficiente domanda perché la gente in Italia ha ancora paura di comprare attraverso la rete? Ha paura di comprare, sì, ha paura di inserire i propri dati online, ha paura di effettuare degli acquisti, quindi con i pagamenti online, però noi siamo ecco, i primi, se non ricordo male, in Europa come uso di smartphone. Quindi oggi, ecco, parlando anche di mobile commerce, di app, eccetera, potremmo avere questo valore aggiunto, potremmo sfruttare questa nostra, come dire, questa nostra classifica. Invece, magari li utilizziamo solo usando i social nel modo più ecco, sociale del termine, non esclusivamente facendo mercato, facendo business. Senti, guardando intorno come imprenditore, tu sicuramente non ti fermi sicuramente alla parte del caffè, voglio dire, quando ti guardi intorno e vedi come sta andando, diciamo, il paese, verso dove sta andando, che cosa vedi per i prossimi 2-3 anni? Cioè, come stiamo andando? Stiamo andando a stare meglio o a stare peggio, secondo te? No, io credo che andiamo sempre a stare meglio, anche perché purtroppo o fortunatamente, partendo comunque da un gradino inferiore rispetto agli altri, abbiamo solo da imparare, solo da costruire, e credo che la strada comunque sia quella giusta oggi. Benissimo, io ringrazio Luca Carbonelli per averci raccontato la sua storia, averci dato un esempio e averci permesso di comprendere che cosa si può fare nel momento in cui ci si impadronisce delle tecnologie che la rete mette a disposizione anche per rilanciare un business così tradizionale di famiglia, familiare come può essere quello del caffè. E passo la linea all'intervista di Natania Zevi che ha sentito per noi Gustavo Zagrebelsky. Siamo col